Uffa. Ho capito, mi sveglio. Sono pronta. Ciao. Buongiorno. Come stai, Ninna? Ti sembra il momento di parlare? È presto per parlare, dobbiamo aspettare almeno mezz'ora, quindi stai zitto. Volevo solo salutare Stai zitto! il buongiorno. Zitto! Educazione. Ok. Comunque sei arrivata con 45 minuti di ritardo in classe, quindi direi che possiamo parlare. No, 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 non mi guardare. Non mi guardare. Mi fai paura. Ho capito. Non capisci niente. Buongiorno, maestro. Ciao. È arrivato un maestro, ma che fai? Mi metto comoda? Ma togli quei piedi, sei impazzita, ti metteranno una nota. Senti, io faccio quello che mi pare, non Lasciami. decidi tu cosa devo fare io. E poi legami la scarpa. No, non ti leggo la scarpa. Legami la scarpa. Perché se neanche fai. Vuoi il doppio nodo o il nodo singolo? Singolo. Ok. Ci sono quasi. Ecco qua. Fatto! Che schifo. Ehi! Ci siamo! Zaino sulle spalle. Perfetto! Sono le 6:35 di mattina. La scuola inizierà alle 8, ma io sono già pronto. Oggi mi aspetta un'interrogazione di matematica, storia, filosofia, scienze. Spagnolo, storia, ginnastica, ricreazione. Perfino l'interrogazione di ricreazione, avete capito? E il mio obiettivo, ovviamente, perché sono matti, è prendere 10 a tutte quante le materie. Sì, ho studiato 3 mesi per affrontare tutte queste interrogazioni. E oggi, con il mio zaino in spalla, sono pronto. Andiamo! Ops! Mi ero dimenticato di questa. Eccomi finalmente arrivato. Che bello, non vedevo l'ora. Ops, questo lo mettiamo qui e ci sediamo nella nostra sedia. Ah, che bello, esattamente 35 minuti di anticipo. Bellissimo, non vedo l'ora di iniziare a studiare. Prendiamo tutto ciò che ci serve prima di iniziare la lezione. Prendiamo tutto il nostro materiale. Tasca numero 1, ok. E anche tasca numero 2, facciamo così. E anche i nostri quaderni. Tutto deve essere in ordine e preciso. Allora, posizioniamo il primo quaderno qui e il secondo qui. L'astuccio deve essere messo esattamente nell'angolo in alto a destra. Proprio in questo modo. Ops, volevo dire sinistra. Tutto quanto deve essere perfetto per l'inizio della lezione. Apriamo l'astuccio. E prendiamo anche la mia fantastica penna! La penna la posizioniamo qui. Aspetta, sicuramente avrò bisogno anche di una matita, proprio questa. E la mettiamo nello stesso verso della penna, proprio in questo modo. Perfetto, un pennarello rosso per sottolineare e direi che la mia postazione è pronta. Non mi resta che attendere l'arrivo del maestro. Buongiorno, principessina mia. Come stai? Mamma mia, dormirei qua con te altre 7 ore. Ma devo andare a scuola a studiare perché studiare è importantissimo. Ok, ora mi devo alzare però. Ora mi posso preparare. La prima cosa prima di andare a scuola è fare un bel trucco perché si sa, chi non si trucca bene non studia bene. Allora, un po' di questo. Qua. Un po' di qua. Oh.
sono sicura che oggi il trucco mi verrà meglio del solito. Allora, mettiamo un po' di questo qui. Ah, perfetto. Un tocco di rosa ci sta sempre per essere elegante. L'ultimo tocco per essere appariscente. Che bello essere la più bella della scuola. E poi questo? O questo? Questo o questo? Beh, direi questo. Molto più bello e rosa. Perfetto, sono pronta. Ora però devo preparare il mio zaino. I paesi dell'Europa sono questi: l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, la Polonia, il Belgio. Stai giocando al telefono? Fono? Non ti sento! Stai giocando al telefono? Ovvio! Ma è assolutamente vietato giocare al telefono in classe! E chi l'ha detto, scusa? La scuola, chi l'ha detto? E chi sarebbe questa scuola? Dai, togli il telefono, non puoi prendere una nota ora! Ah, sì? Sì! Sai che ci faccio con la nota? Non lo voglio sapere! Appunto! Oh, dai, gioca anche tu, è divertente! No, assolutamente no, io non posso giocare in classe. Fannullone! Usa questo! Più a destra! Sì? Non sei capace! A sinistra, vai più a sinistra! No! Sì! Ma perché solamente a me? È lei che sta giocando con il telefono! È lei che sta giocando con il telefono! Ah, non ti parlo più, uffa! Wow! Ho vinto! Troppo facile! Ora è il momento di guardare qualche serie TV! Ah, che bello stare a casa! Così va meglio. Nah. No. Forse così. 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 Ok, ci sono. Buongiorno, signor maestro. Sì, con 35 minuti di anticipo, sì sì. Certo che sei strano comunque, eh. Buongiorno anche a te, Ninna. È solamente un quaderno? Sì, perché? Ok, non fa niente. Comunque, questa è la mia parte del banco. Non puoi assolutamente oltrepassarla, ok? Che stai facendo? La sto oltrepassando. Togli subito quella mano, oh, da me. Che bella penna. No, perché hai spostato la penna? Dammela subito. Non farlo mai più. Ok. Vuoi una mano? A fare cosa? Sistemare quello schifo. Questo schifo? Che schifo? Scusa, sono le mie cose queste. La mia penna, vedi? Ok, va bene, va bene. Adesso però devo studiare. Non mi interrompere. Ok. Basta, non ce la faccio più. Questo si mette così. Questo così, questo così e questo in questo modo. E l'astuccio ovviamente deve essere messo in questa posizione, ok? Adesso è perfetto, non toccarlo e non rovinarlo, va bene? Non c'è di che. Mesopotamia significa terra in mezzo ai fiumi.
Con questo termine gli antichi greci indicavano una parte del territorio compreso tra il Tigri e il fiume Eufrate. Nella zona meridionale di questa grande pianura sorse la prima civiltà fluviale, quella dei Sumeri, seguita poi da quella dei Babilonesi, degli Hittiti e degli Assiri. Ma sei rimasta indietro? Parla troppo veloce! Tu come fai a scrivere tutte queste cose in un secondo? Ho scritto tutte le sue parole, non ne ho persa nemmeno una! È il momento di rispondere a delle domande. Qual è la capitale dell'Italia? Io lo so! Roma! Lo sapevo anch'io tanto. Quanto fa 8x8? 64! Come hai fatto così velocemente? Scusa, io devo contare 8 più 8, 16. È difficile, insomma. È tutto qui dentro. Quando si sono estinti i dinosauri? Io la so questa, 65 anni fa! L'avete sentita? Io so io! Esattamente 67 milioni di anni fa! Devo passare? Eh? Devo passare! Ok, scusa! Vai, ce la fai? Perché hai messo il tuo zaino davanti alla mia faccia? Scusa, era così brutta che volevo coprirla. Ehi, ma come ti permetti? Vabbè, inizia a tirare fuori le cose. Vuoi una mano? No. Come stai? Bene, tu? Tutto bene, grazie. Allora, bella corona. Grazie. Credi di essere in un castello? Io sono la principessa. Sì, peccato che siamo in una scuola. La principessa della scuola. Ok, va bene. Allora, cos'è questo? È un mappamondo e questo ti servirà, fidati. Ok, mettilo di là che c'è il mio mappa specchio. Mappa specchio? Sì, sì, sì. Cosa? Ma poi scusami, questo è un nuovo tipo di astuccio, fammi vedere un po'. Non si stacca? Lascia stare il biscottino. Ah, non è un astuccio? No, che non è un astuccio, è un coniglietto peluche. E lo hai portato a scuola? Ovvio, è il mio migliore amico. E queste che cosa sono? Delle nuove penne? Le mie palette trucco, per favore. Palette trucco? Anzi, hai le labbra un po' ordinate. No, che cosa stai facendo? Ma cos'è quello? Hai le labbra secche, dobbiamo rimpolparle. Ok, perfetto. Spero che questo coso si tolga subito. Una lampada? Sì. Adesso ho capito. Tu vuoi fare una cena a lume di candela con me? Non sei il più bello della classe, quindi no, non voglio fare la cena a lume di candela con te. Ma adesso mi hai messo anche questo coso alle labbra. Mm-hmm. E sono diventato più bello. Aspetta. Adesso? No, sei sempre brutto. Dai, per favore, andiamo a cena fuori insieme. Ovvio che no, io sono la principessa, ti ricordo, e tu sei solo... un ranocchio. Ma baciandoti potrò diventare un principe anch'io. Non mi toccare. Ok. Ok. E ora passiamo all'altra palette. Sai che sta per iniziare la lezione, vero? La cosa? La lezione del maestro. Dobbiamo studiare. Ok, sì. Hai un foglio? Perché nel mio zaino non ho nemmeno un quaderno. Ma scusa un attimo. Tu hai messo tutte queste cose nel tuo zaino e non hai messo nemmeno un quaderno? Non ce l'ho a casa, scusa, mi ho cose più importanti da fare di pomeriggio, è vero biscottino? Va bene, ti presterò un foglio, ma in cambio un bacino. Voglio un bacino sulla guancia della più bella della scuola. No, non mi serve il foglio. Due fogli. No, scriverò sul mio iPhone 13 Pro Max. Cosa? Sì, scriverò qua gli appunti. Ma questo è il telefono più nuovo che ci sia in tutto il mondo. Mi fai una foto? La devo postare sui social. Ok, a scuola? Uh-huh. Va bene, sorridi. Cheese. Fatto. Non sei capace a fare le foto? No, forse sei tu che non sei venuta bene perché ti sei messa male in posa. Cos'è questo? Ninna! Hai bisogno di una mano? Sono bravo! Quanto fa 10x10?
ce l'ho scritto nel quaderno quanto fa 10x10, non lo so. Ma cosa fai? Rispondi alla domanda. Ma se non lo so, non rispondo. Ma è facile. 10x10? No, non rispondo. La prossima? Come si dice sole in inglese? Dai, questa la puoi fare. Ho un problema, non ho scritto proprio niente in questo quaderno, quindi beh, non lo so. Si dice sun. Sun. Sun, di sun. Ma se lo sai rispondi tu allora, no? Come si calcola l'area del triangolo? Base? Vediamo. Base? Allora, sì, si calcola chiedendo a qualcun altro, non a me. Comunque era base per altezza diviso 2. Finalmente la ricreazione, allora tu che fai? Studio la materia della prossima ora, ovviamente. E non fai ricreazione? La ricreazione? No, preferisco studiare. Vabbè, a dopo. Ciao. So tutto a memoria. Anche questa, anche questa, anche questa, anche questa. So tutto quanto il libro a memoria. La ricreazione in questa scuola è noiosissima. Per fortuna però io so divertirmi. Preso lo sfigato. Un'altra. Aspettate, questa gli arriva in testa. Oh, povero secchione, studia, studia. Io intanto mi diverto un po'. Basta! Che schifo la scuola. La prossima volta vado al parco. Smettila subito, che cosa stai facendo? Non mi tirare più queste cartacce. È bruttissimo stare qua con questi compagni tutti stupidi. Ma non hai nient'altro di meglio da fare? Io sto cercando di studiare. Sono qui perché mi voglio impegnare e prendere dei buoni voti a scuola. E invece tu non prenderai nessun buon voto, anzi verrai bocciata. Ecco, smettila adesso. Io odio i bulli. Sai che ti dico, stupido? Non me ne frega niente. È arrivato il maestro. Toglilo, 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 specchio, è arrivato il maestro, Ninna. Secondo te questa coroncina mi sta bene? È arrivato il maestro, guarda. Mua. Ma che cosa, gli ha dato un bacio. Ninna, sbrigati, togli quel... Ninna. Ecco, è troppo tardi. Ok. Ma tu non prendi appunti? Certo che li sto prendendo, ecco qui. Ok, facciamo così e... così. Ma quelli non sono degli appunti. Ovvio che sì, sto ascoltando tutto quello che sta dicendo. Che cosa ha detto? Cuori, cuori, cuori? Hai messo tutti i cuori nel tuo foglio? Ma che cosa? Ma tu sei qui per fare cose a caso oppure per studiare? Senti, io nella vita faccio l'influencer, non mi interessa studiare, hai capito? Io metto le foto su Instagram, faccio i video su YouTube e in più ho una mia linea di abbigliamento e trucco, quindi non ne voglio proprio sapere di Mesopotamia o di altre cose strane. Io voglio essere famosa e per essere famosa non devo studiare, devo solo fare i disegnini, mi hanno detto così. Wow, è proprio la più popolare della scuola. Ah, e ricordatevi, seguitemi su Instagram, Corinna Navoni, tutto attaccato, sono troppo popolare. Sei pronta all'interrogazione? È il momento. Com'era la domanda? Ma la devi ancora fare. Eccolo. Quanti denti hanno gli esseri umani? Beh, spero tutti, perché se ti manca un dente, beh, non hai un bel sorriso. Io non lo so. Quanto fa 3 alla seconda? 3 alla seconda. 3. Per 3. Tranquillo, lo so. Una borsa di Gucci. Cosa? No, fa 9! Vedi? 3 per 3 fa 9. Non bastano 9 euro per comprare una borsa di Gucci. Ma... non c'entra niente la risposta. Vabbè, comunque io ho risposto bene, vi metto un più per favore. Che colore forma giallo più rosso? Arancione, perché i tessuti arancioni sono quelli più ricercati e belli. Io lo so benissimo perché ho una linea di abbigliamento, te l'ho mai detto? Sì, me l'hai detto 3 secondi fa. Ma hai risposto in un attimo, come hai fatto? Beh, queste cose si sanno.
Sì, ricreazione. Ciao, ciao. Non vedevo l'ora di stare un po' da sola a ripassare il mio bellissimo trucco. Allora, vediamo che colore scelgo. Questo con i brillantini è bellissimo. Un po' così. Tutti i ragazzi diranno che sarò la più bella. Allora, vediamo chi mi ha scritto. Erika? Ciao, Erika, come stai? Ah sì, io sto bene. Questa scuola è davvero noiosa, ma per fortuna ho portato tutte le mie palette di trucchi. Come Luca ha baciato Giada? Blah, che schifo, non è nemmeno carino. Vabbè, senti, ora ti devo lasciare, devo andare a truccarmi di nuovo, visto che si è sbaffato un po' l'occhio. A dopo. Antipatica. Non è andata male questa verifica. Ho preso un bel 7. Com'è andata? 3, come sempre, non è una novità. Bene, ora che ho preso 3 posso andare a casa e dirlo a mia mamma. Wow, strappato la verifica. Sì, lo faccio sempre perché è un pezzo di carta e non serve a niente. Io non strapperei mai la mia verifica. Quanto hai preso tu? 7. Ah, carino. No, ma cosa fai? Quella era la mia verifica. E ora sono coriandoli. Mi sono impegnato tantissimo però! Tu sei una persona perfida! Ma molto molto intelligente! Wow! Ho preso 6! Ho preso 6! Beh, è andata benissimo! Pensavo di aver preso 5 in realtà, perché non avevo studiato tanto, ma ho preso 6! È un bellissimo voto, sono contentissima! Ora mia mamma sicuramente mi regalerà tante caramelle! Piangi? Ho preso 10 in più! Ho preso 10 in più! E perché piangi, scusa? 10 in più è un voto bellissimo! Ehi. Io volevo prendere 10 in più! Più! 2 più! Non 1! Mia mamma mi metterà in punizione ora! Ok, senti, ci vediamo domani. Adesso basta, devo studiare ancora di più, così domani riuscirò a prendere 10 più più. C'era una volta una dolce bimbetta, solo a vederla la volevano tutti bene, e specialmente la bimbetta, non sapeva più che cosa regalarle. Niente. Stavo solamente, ecco, stiracchiandomi un po', capito? Ok, stai nella tua sedia. Ok, va bene, scusa. Guardami. Alessio. E quindi? È carinissimo. Alessio. Ma sono più bello io. Guarda. No. Ehi, Alessio. No, no. Smettila. Un bacio. Alessio, girati! Matteo! Scusi, maestro. Tutta colpa tua. Hai rovinato tutto. Spero di aver preso almeno 8 a questo compito. 6? Solo un 6? No, non lo accetto. Anzi, sapete che vi dico? Lo sistemo. Un 8 perfetto. Quindi dopo possiamo uscire insieme? Un sì? Un sì? Alessio mi ha detto di uscire. Devo andare. Vai, togliti. Ciao. Non potrò mai fidanzarmi con la più popolare della scuola.